malattie invernali e vogliamo debellarle con la prevenzione, ma anche con consigli per la cura, con il farmacista Pietro Mascheri, il dottor Pietro Mascheri, ma anche fitoterapeuta. Allora, parliamo prima di tutto di prevenzione, no? Perché voglio dire, si può fare prevenzione attraverso anche il cibo, penso. Sì, sì, la cosa più importante è la prevenzione. Prepariamoci all'inverno attraverso l'aumento delle nostre difese immunitarie, ma soprattutto abbassando i ritmi, perché con i ritmi veloci, con lo stress, le nostre difese si abbassano. Per cui se noi canalizziamo lo stress, se noi andiamo un po' in letargo, come fanno gli animali d'inverno, e andiamo più vicini al nostro focolare domestico, sia da un punto di vista simbolico, ma anche soprattutto fisico, vedremo che le nostre difese sono più alte. Poi lo stile di vita, il cibo. In cibo ci sono i cibi invernali, che sono diversi da quelli dell'estate, no? E d'inverno ci sono dei cibi come i cavoli, i cavolfiori, i broccoli, che contengono quelle vitamine che ci servono ad aumentare le nostre difese immunitarie. Per esempio mi viene in mente la rosa canina, queste bacche che trovate nelle strade di campagna e che basta, adesso sono mature, basta cogliere, fare dei decotti, bere queste tisane che ci aumentano le difese immunitarie, come l'olivello spinoso, come la cerola. E tutto questo è fondamentale. Poi anche il movimento. Il movimento sarebbe bene farlo all'aria aperta e non nelle palestre, perché le palestre sono d'inverno. Ma col freddo, dottore, diventa sì, a volte un problema. Ma quando è possibile? Quando è possibile? Perché le palestre sono dei ricettacoli appunto di virus e di microbi, per cui andiamo incontro anche a una maggiore esposizione di microbi e virus. E poi ci sono le piante medicinali che ci aumentano le nostre difese immunitarie. Parlo appunto dell'astragalo, parlo dell'uncaria tomentosa, parlo dello shiitake e parlo anche dell'echinacea. Per esempio l'astragalo contiene i polisaccaridi e gli oli essenziali, ma anche le saponine, che hanno un'azione di aumento delle nostre difese immunitarie, cioè dei linfociti B, dei linfociti e T, ma anche delle interleuchine. Cioè tutto quel sistema che ci permette, sì, poi, che si mette in moto al momento in cui noi prendiamo un raffreddore, una tosse, che non si trasformi in un qualcosa di peggio. Le beta, le gamma globuline, i macrofagi, che sono le nostre, i linfociti, che sono le nostre difese. Poi c'è lo shiitake che è un fungo, ma che contiene amminoacidi, polisaccaridi, vitamine, sali minerali, che sono molto importanti per le nostre difese e che aumenta la immunità naturale, sia quella naturale che quella acquisita. Mentre l'uncaria tomentosa, che è una pianta medicinale dell'Amazzonia, conosciuta dai campesinos e dai curanderos già millenni fa, da noi 30 anni fa è stata studiata e si è visto che contiene gli alcaloidi. Questi alcaloidi cosa fanno? Aumentano il processo di fagocitosi dei macrofagi, quindi neutralizzano i virus e i microbi. Nello stesso tempo aumentano anche i linfociti, sia T che B. E in ultimo l'echinacea, che è la più conosciuta. Le due più importanti sono l'echinacea pallida e la purpurea, che contengono i polisaccaridi e gli oli essenziali. I polisaccaridi conferiscono un'azione antivirale all'echinacea, mentre gli oli essenziali gli conferiscono un'azione antimicrobica. Ci proteggono un po' dai microbi. Contro i batteri e i microbi. Ed è importante, perché in più a questa attività immunostimolante, di aumentare la fagocitosi dei macrofagi. I macrofagi sono i nostri globuli bianchi, che sono ad uncino, e questi più veloci sono e più vanno a captare i virus e i microbi, e quindi li distruggono, li neutralizzano. Quindi è importante utilizzare un fitocomplesso formato da queste piante che dicevo immunostimolanti, certo, da prendere da ottobre fino ad aprile, in modo da creare una barriera, una vaccinazione naturale. E un'altra cosa importante, lavarsi molto bene le mani, e quando noi andiamo nei luoghi affollati come ambulatori, ospedali, scuole, anche per chi viaggia palestre, in treno, in farmacia, eccetera, utilizzare gli oli essenziali. Gli oli essenziali che hanno uno spettro antibatterico e antivirale immenso, per cui prendere l'olio essenziale di limone, di timo, di eucalipto, di menta e di lavanda e metterne due gocce sul fazzoletto dal naso di ognuno, e poi quando andiamo in questi luoghi utilizzarli come al naso, aspirarli
attraverso le narici noi faremo sì di creare una barriera contro i virus e i microbi e quindi di non farli venire nel nostro apparato respiratorio. Tutto quello che lei sta dicendo giustamente è il momento, certo, in cui poi si presenta una febbre, io penso, ecco, no? Perché allora anche quello è importante, benissimo, no? Benissimo. Perché a volte si ricorre, certo, all'antibiotico, certo, senza averne necessità. Ci possiamo ammalare. La febbre, noi sappiamo che è un meccanismo di difesa del nostro organismo e quando abbiamo una febbre si crea l'interferone, quindi si creano le difese immunitarie, per cui non bisogna mai stroncarla, ma monitorarla. Fino a 38 va monitorata aumentando i processi osmotici, cioè bevendo molto di più, certo, e utilizzando le piante medicinali che sono la tachipirina e l'aspirina naturale, il sambuco e la tachipirina naturale, perché è una pianta diaforetica che ci fa sudare e ci toglie l'infiammazione, più c'è la spireolmaria, il salice, che sono, contengono il metilsalicilato e l'acido salicilico, che sono antinfiammatori, antifebbre, e in più ci mettiamo anche la rosa canina che ci aumenta le difese immunitarie con la vitamina C, i cinorroidi. Senta, lei sta parlando di tutti i prodotti naturali, fitoterapeutici, sì, preparazione galenica, quindi sì, è molto importante anche la percentuale. Sì, da prepararsi sempre in farmacia, certamente, oh, ecco, personalizzando la terapia con la percentuale, il dosaggio e la posologia specifica. Se ci venisse il raffreddore, poi, per esempio, potremmo utilizzare dei macerati glicerici come il Ribes nigrum, come la rosa canina, sempre macerato glicerico, e come l'Abies pectinata, che è l'abete bianco, 50 gocce tre volte al giorno e funziona molto bene nel raffreddore. Poi tenere pulite sempre le narici con la soluzione di cloruro di sodio oppure di acqua di mare, funziona bene lo stesso. Poi in caso magari di mal di gola, quando non c'è un'infezione batterica che praticamente non dobbiamo prendere gli antibiotici, certamente se abbiamo la polmonite o se abbiamo una bronchite e bisogna interpellare il proprio medico e il proprio specialista. Altrimenti si può utilizzare, dicevo, delle piante medicinali e dei spray a base di Ribes nero, di propoli, di echinacea, di rosa canina e di calendula, che funzionano molto bene e prevengono praticamente tonsilliti, laringite e faringite. In ultimo la tosse. La tosse è un meccanismo di difesa. Anche quella. Che serve per ripulire l'albero respiratorio. Ci sono delle piante sia sedative che espettoranti, come la drosera sedativa. Poligala è un espettorante. E poi il timo, che è un antitosse, l'eucalipto, che è un disinfettante di tutte le vie aeree, ed è infine l'altea, che contiene mucillagine e quindi addolcisce quella tosse secca. Facendo tutto questo, lo stile di vita, l'alimentazione, tutto il resto che abbiamo detto fino adesso, potremmo arrivare all'estate in salute. Anche perché con l'alimentazione, per fare come ha detto lei, aumentare le nostre difese immunitarie, certo, sono molto importanti le vitamine e i sali, minerali. Vitamine, certo, penso alla vitamina C, tantissime spremute, anche quelle ci possono, certo, aiutare. Gli agrumi, no? Sono fondamentali. Gli agrumi sono fondamentali. E che sono frutti di questa stagione, quindi prendere sempre le sostanze, i frutti di stagione. La stagionalità. Certo. Allora io ringrazio il dottor Pietro Mascheri, ve lo ripresento, farmacista e fitoterapeuta.